Grazie. Allora, buona serata a tutti. Grazie. Allora, leggiamo questa sera alcuni versetti del Vangelo di Matteo e cerchiamo di conoscere Pietro nel suo ruolo istituzionale più importante, insomma, il motivo per cui Pietro è decisivo nella storia del cristianesimo, della Chiesa e anche un po' comunque nella storia mondiale, perché è una figura intorno alla quale ruotano tante attese, non soltanto dei credenti. Mi colpisce sempre a questo proposito ricordare come a volte quando il Papa parla di qualche cosa, si pronuncia in maniera formale, informale, colloquiale, giornalistica, quello che volete, si risveglia tutto un interesse a 360 gradi, per cui si dice il Papa aperto, il Papa chiuso, il Papa è avanti, il Papa è indietro, insomma, cioè tutti danno dei pareri. E in fondo la domanda potrebbe anche essere, beh, ma se i cristiani sono una percentuale ormai identificabile, ecco, della società, non la totalità della società, quindi magari il 15% che vanno a messa, magari il 25% che votano pensando nella scelta dei loro candidati, dei partiti da sostenere, alla loro fede, eccetera, sono soltanto il 20%, sono pochi, sono tanti, come mai c'è tutta questa attesa a livello mondiale? In realtà lascia sempre una punta di inquietudine, magari, comunque di attesa, positiva, negativa, eccetera, l'idea che esista una figura che fa da riferimento, che fa da unità a tutta la comunità dei cristiani cattolici e non solo, come se ne può parlare, e siccome queste figure sono ormai rarissime, sono proprio uniche, il fatto che la Chiesa ce l'abbia questa figura istituzionale, ecco, questo è il tema, se volete, di questa sera. Ogni tanto saltano fuori dei maestri di vita politica, di impegno morale, di impegno civile, no? E vengono ricordati, pensate a Mandela, pensate a Gandhi, pensate a Martin Luther King, qualche premio Nobel della pace, eccetera. E sono figure eccezionali, carismatiche, che si guadagnano magari, diciamo, la loro fama anche sacrificando la vita, per esempio, per una causa, eccetera. Ecco, invece la Chiesa in qualche modo ha l'idea che una figura di riferimento con la quale confrontarsi, adesso vedremo come, la Chiesa ce l'ha istituzionale. Cioè, non aspettiamo che salti fuori una persona in gamba, una persona forte, una persona brillante, con carisma, autorevole, ovviamente tutto in senso positivo, per dire abbiamo un nuovo papa, abbiamo un papa. Ma facciamo una cosa istituzionale, cioè quando muore il papa o quando il papa si stanca e dà le dimissioni, adesso si può dire così, ci raduniamo, chiediamo a quelli che dovrebbero avere un po' di tempo, un po' di saggezza, e ce l'hanno per esperienza, per età, per servizio pastorale, papà. E quindi chiediamo loro di eleggere un papa. E quando poi c'è un papa, per i cattolici e più in generale per i cristiani, è lui. E ce n'è sempre uno. Morto il papa si fa un altro. Ma non morto il papa, bisogna aspettare, vedere se salta fuori un altro. Questa cosa è decisiva e segnala un modo che Gesù ha di pensare alla Chiesa, in realtà. Perché uno dice, beh, ma allora stasera parliamo soltanto di lui, parliamo soltanto di Pietro. No, parlando di Pietro ragioniamo sulla Chiesa, parlando di Pietro ragioniamo su ciascuno di noi. Vediamo come ci arriviamo. Bene, scusate questa premessa, culturale, che però c'entra col tema.
Entriamo nella parola, che è quella a cui chiediamo di darci qualche, proprio la luce, per entrare in questo mistero. Siamo al capitolo 16 del Vangelo di Matteo, dal versetto 13 al versetto 20. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Di questo episodio celebre, che conosciamo, è la professione di fede di Pietro, preceduta da questa inchiesta che Gesù attraverso i suoi discepoli vuole conoscere, vuole raccogliere, le voci che circolano su di lui, le voci che circolano su Gesù. Questa pagina la conosciamo e sappiamo che essa ha un centro decisivo, importante: la risposta di Pietro. Questo elemento è comune al racconto di questo episodio in tutti i Vangeli che lo raccontano, e cioè i tre sinottici, sia Luca, sia Matteo, che Marco, che Luca. Nel Vangelo di Matteo la risposta di Pietro è la più completa. Nel Vangelo di Marco Pietro dice soltanto: tu sei il Cristo. Vuol dire tu sei il Messia, tu sei l'inviato di Dio, sei venuto per la salvezza, ecco. Ma non di più, non di più. Non si pronuncia Pietro nel Vangelo di Marco sulla natura divina di Gesù. Invece è così anche nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo invece Pietro espone, dovremmo dire, la pienezza della fede della Chiesa. La pienezza della fede della Chiesa, tutto quello che si può conoscere di Gesù e attraverso Gesù tutto ciò che si può conoscere di Dio. Il Cristo, il figlio del Dio vivente. E infatti Gesù, rispondendo a questa dichiarazione di Pietro, lo loda, dice che è beato, che è fortunato, che ha ricevuto un dono grande, che è stato capace adesso di testimoniare, di comunicare agli altri. E secondo Matteo, secondo la tradizione di Matteo, è qui, sarebbe qui, che Gesù incarica Pietro di una missione altissima. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, perché grazie a te, intende Gesù in qualche modo, a te Pietra, la Chiesa sarà forte, sarà ben fondata, sarà sicura. E questo nella sua missione terrena, nella storia, in mezzo agli uomini. Poi Gesù guarda anche avanti e dice: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Io penso sempre che quando uno lo fanno Papa va a leggersi questa pagina, e che conosce benissimo, però in quel momento lì gli viene un po' la paura di dire:
vado a vedere se è vero che è scritto così, cioè sì, uno si spaventa anche un po', no? Nel senso, un po' come dire, siamo tutti cittadini italiani, però il giorno che ti chiamano per fare per svolgere un ruolo particolare, vai a vedere se è proprio vero che essendo cittadino italiano hai questi compiti, questi diritti, questi doveri, cosa che devi fare. E il compito è veramente enorme. Allora potrebbe essere, ecco, dovremmo iniziare da qui. Non potrebbe essere, è più grande di un uomo. È più grande di un uomo. Nel Vangelo di Marco si dice: beato te, Pietro, questa cosa che tu hai cominciato a capire, almeno cominciato a capire di me, nella carne e nel sangue. Te lo hanno rivelato anche qui, il Padre mio che è nei cieli. Allora, direttamente in comunicazione col Padre, Pietro riceve una luce, un'illuminazione, una chiarezza di fede a proposito di Gesù e quindi svolgerà questa missione. Oggi Pietro c'è ancora, dicevamo, abbiamo una continuità nella storia che non viene meno. Ci è voluto in realtà qualche secolo perché questa pagina di Gesù diventasse efficace, prendendo forma in quella figura del Papa che noi conosciamo, perché la Chiesa si è costruita in successive fasi, nei primi secoli non era così definito il rapporto tra le varie comunità cristiane, tra le varie diocesi, soprattutto nei rapporti della Chiesa tra Oriente e Occidente. Qui bisognerebbe fare veramente una serata dedicata a una parte di storia della Chiesa, perché anche qui dobbiamo dire la storia di Pietro è talmente tanta roba che la storia di Pietro è veramente la storia della Chiesa. Capire Pietro in ogni epoca, cioè quando succede uno scisma, quando succede l'evangelizzazione di una nuova popolazione o di un continente, eccetera, domandarsi sempre chi è Pietro e chi è Pietro e dov'è Pietro, cosa sta facendo Pietro, è sempre un modo utilissimo per comprendere quel periodo della storia della Chiesa. E noi stasera non possiamo fare tutto questo lavoro. Allora lo prendiamo al contrario. Partiamo da oggi e vorrei lanciarvi due o tre esempi, mettervi a confronto con due o tre esempi, due esempi storici, poi una parabola, e sulla parabola, che tutto riguarda Pietro, sulla parabola vi chiederò di darmi una risposta, come faceva Gesù, raccontava le parabole e poi vedeva un po' la reazione, se avevano capito, se non avevano capito, qualcuno si lamentava, qualcuno chiedeva spiegazioni. Allora, i due esempi storici, uno riguarda Papa Francesco. Dunque, Papa Francesco va in viaggio, e l'avete visto recentemente anche voi, il frammento di telegiornale quantomeno, eccetera, va in viaggio in Georgia, che normalmente noi non sappiamo neanche dov'è la Georgia. Oggi c'è anche, i papi hanno anche questa funzione di ricordarci dove sono i vari paesi, cioè ogni tanto ti tocca prendere l'Atlante in mano per dire il Papa è andato in Burkina Faso, e orca miseria dove cerchi, no? Anche questo è bello, no? È importante. Allora va in Georgia e ha raccontato lui stesso questo episodio simpatico che io vi riporto come me lo ricordo, se l'avete sentito anche voi, però l'essenziale c'è. Allora, praticamente è andata così, correggetemi se sbaglio, lui era stato in Armenia il giorno prima e in Armenia si è trovato di fronte tra la gente che lo salutava una vecchietta, giusto? Una vecchietta che gli si va incontro, gli bacia le mani, lo saluta, eccetera, lui la benedice e gli dice: da dove vieni? Allora, sono in Armenia, e la vecchietta gli dice: vengo dalla Georgia. E lui gli dice: come sei venuta fino a qua? Sono venuta col pullman, ci ho messo 8 ore, però ce l'ho fatta, eccomi qua, sono arrivata qui per vederti. E lui la benedice, la ringrazia. Il giorno dopo si trova in Georgia,
o in Armenia, a seconda, fate voi se mi ricordo bene, e vede altre persone che lo salutano, eccetera, così lui le benedice, eccetera, e ci si fa avanti la stessa vecchietta. E lui gli dice, ma sei anche qui? E lei gli dice, sì, sono venuta dalla Georgia, facendo un viaggio. E lei gli dice, ma perché? A quel punto il Papa le chiede, ma perché sei venuta? Intendendo dire, tutta questa fatica che stai facendo, no? E lei gli dice, volevo vedere Pietro. E lui si commuove un po', eccetera, la saluta di nuovo, l'abbraccia, la ringrazia. E poi questo incontro l'ha voluto raccontare lì ai cristiani, ai cattolici che sono venuti a salutarlo, a pregare con lui, eccetera. Ecco, e ha detto il Papa, questa donna dimostra veramente la fede, perché dice, Gesù ci ha lasciato Pietro e lei voleva vedere Pietro. Voleva vedere se era vero, e una volta visto Pietro, voleva vedersi realizzata questa profezia, perché questa è un po' una profezia di Gesù. Fonderò la mia chiesa, la chiesa sarà, vincerà con la tua guida, tu avrai le chiavi, è una profezia, no? E si realizza, tu incontri Pietro e pensi a questa pagina, e sei nel cuore di una profezia realizzata che si può salutare, che si può ringraziare, con cui si può parlare. E questo è un mistero affascinante, perché appunto questa cosa universale, grandiosa, che riguarda la salvezza dell'umanità, eccetera, che Gesù compie con la sua missione, con la sua vita, eccetera, poi si manifesta concretamente nella piccola persona, normalmente un vecchietto, tra l'altro, o prima o poi lo diventa, che è Pietro, che è lì che si incontra. Un altro episodio storico, qualche secolo prima, e questo lo prendiamo, figuratevi, dai telefilm. Allora, Papa Alessandro VI, Papa Borgia. Papa Borgia, allora, sapete, io per vivere faccio diverse cose, tra queste scrivo molti libri di storia per lo studio nella scuola, quindi manuali per le medie, per i licei, eccetera, per studiare storia. Quando si arriva ai Borgia non c'è verso, bisogna per forza arrendersi, insomma, al fatto che fare il Papa a quell'epoca era evidentemente un disastro, insomma, era una questione complessa. C'erano questioni di potere, di politica, famiglie, equilibri europei o meno, insomma, vabbè. Insomma. Quindi il Papa era un po' un re, un po' una specie di segretario generale dell'ONU, ma con molto più potere del segretario generale dell'ONU. Perché era il capo universale, era comunque il riferimento universale dell'Europa e di tutto il mondo cristiano. Si ammazzavano tutti, si facevano le guerre per potere, eccetera, il re d'Inghilterra, il re di Francia e tutto quanto, e c'era al di sopra di tutta questa rivalità tra gli stati, le potenze, eccetera, c'era comunque il Papa. Papa Borgia, per fare un esempio, si dovrebbe ricordare per quale motivo in Brasile si parla portoghese mentre invece in Perù si parla spagnolo, lo sapete? Perché quando con Cristoforo Colombo e gli altri navigatori hanno scoperto il Nuovo Mondo, l'America, eccetera, c'erano a scoprire il Nuovo Mondo spagnoli e portoghesi, eccetera. Quindi re di Spagna e re del Portogallo, che si sono detti, qua però adesso dobbiamo decidere come dividerci questo mondo che abbiamo scoperto, queste terre nuove. Allora che cosa fanno? O pensano, o ci facciamo la guerra per come facciamo di solito, per 50 anni, o se no potrebbe essere più economico chiedere al Papa di darci lui un'indicazione. E il Papa Alessandro VI, Papa Borgia, prese una carta che in realtà non esisteva, c'era il mare, hanno fatto una riga in mezzo, più o meno, hanno immaginato un'isola che fosse lì in mezzo, e il Papa ha tracciato una linea, un meridiano, dall'alta al nord al sud, e ha detto a est è portoghese, a ovest è spagnolo. Ecco perché il Brasile spunta fuori, fa così,
e lì si parla portoghese perché il Papa ha tracciato una riga così sulla carta. Quindi, vedete, una specie, ripeto, di segretario dell'ONU, ma con qualche potere in più, tutto sommato, no? Ok. Sui Borgia, famiglia e tutto quanto, sono fiorite molte leggende, molte storie, violenza, sesso, potere, insomma, no? Denaro, corruzione, tutte queste cose. E quindi si fanno i telefilm, si fanno le serie di telefilm. Io ne ho vista una quasi per intero, anzi sono 4 serie, ne ho viste 3, perché ero molto curioso di vedere come si raccontava questa cosa, e poi ho visto che c'era almeno un po' di forza narrativa, ecco, abbastanza interessante, anche se la verità storica in questi film viene sempre un po' manipolata, insomma, d'accordo. Però devo segnalare, e l'ho segnalato spesse volte a professori di scuola che insegnano storia, la visione del secondo episodio della prima serie, cioè in sostanza quando viene eletto Papa Borgia. C'è il conclave, i cardinali sono in Vaticano, a Roma, chiusi dentro, eccetera, e invece che fare l'elezione senza che nessuno interferisca con l'elezione del Papa, in realtà avviene di tutto, cioè fanno arrivare dentro dei messaggi, delle minacce, delle offerte, eccetera. Ma quello che avviene peggio è quello che succede dentro, cioè Borgia, lui, il cardinale Borgia, per farsi eleggere Papa, fa minacce, promesse, tira fuori i soldi, promette a uno ti darò la tale diocesi, ti darò un'abbazia, ti darò quelle terre, insomma li corrompe, li compra, li paga, ok? Li paga, qualcuno lo paga, qualcuno lo ricatta, io so che tu hai l'amante, in questo modo. Qualcuno lo minaccia, cioè dico so dov'è tuo figlio, potrei farlo ammazzare, cioè così, ok? A questi livelli, e uno vede e dice che schifo, insomma no, che brutto, no, brutto. E ovviamente e alla fine succede quello che deve succedere, cioè viene eletto, perché a furia di darsi da fare, d'accordo, e c'è questa scena che mi ha lasciato spiazzato, perché succede così, devo alzarmi perché devo far vedere la scena. Allora, i cardinali sono radunati, si vota, eccetera, no? Si raggiunge il numero di voti necessario, che potrebbero, allora, no, molti di meno, possono essere, non so, 40 voti. Quando diventano 41 voti, tutti lo guardano, perché a quel punto è eletto. Lui si alza, tutto tremante, emozionato, e dice, sono il vicario di Cristo, così. E tu pensi, ma scusa, ma hai minacciato gli altri, li hai pagati, li hai ricattati, eccetera, almeno stai zitto. No, capite, no? Cioè, stai zitto, nel senso, non prenderti... Invece lo fa come se fosse una sorpresa, e già questo è sconcertante, e quasi dice, ce l'ho fatta, e nello stesso tempo gli esce da dentro questa cosa e dice sono il vicario di Cristo, e tutti lo guardano e sono impressionati, e anche loro, tu dici ma come fai a essere impressionato, hai votato perché ti ha dato quello e quell'altro, no? In quel momento avviene, ed è molto molto forte, se vi capitasse di vederlo è una cosa molto curiosa, e credo che chi ha scritto la sceneggiatura del telefilm abbia avuto una piccola illuminazione. E cioè, prendete il carisma di Pietro, prendete il servizio di Pietro, violentatelo, cioè riducetelo, calpestatelo, voglio dire, sotto i piedi. Quindi riducetelo a una questione di potere, a una questione di, appunto, di potere, di soldi, di ambizioni meschine, cioè quello che volete, veramente, insozzatelo quanto volete, e poi l'uomo che si ritrova improvvisamente solo, ed è lui, tocca a lui. Ed è un delinquente praticamente, ed è il peggiore che c'è in giro, ce la fa solo perché è peggiore degli altri in quel caso. Oggi insomma ci provano molto sul serio a nominare uno
che dà l'idea di poter fare un passo avanti, far fare un passo avanti la Chiesa, e tutti i papi che noi conosciamo, ci ricordiamo in qualche modo, hanno fatto questo, cioè noi godiamo in abbondanza e sovrabbondanza della forza, della santità, dell'intuizione, dello spirito profetico, del coraggio personale, persino fisico, dei papi dell'ultimo secolo e mezzo, che sono eccezionali, sono dei personaggi straordinari. Non so se avete in mente Leone XIII, lo stesso Pio IX, che è un personaggio molto controverso, ma era veramente un sant'uomo, ma Leone XIII era avanti per lui, no? Oppure Benedetto XV, ai tempi della Prima Guerra Mondiale, l'unico in tutta Europa che capiva il disastro che stava succedendo. Potrei andare avanti anche qui tutta sera a fare tutta la lista. Ecco, si sceglie una persona che mostra già di avere dei carismi, delle cose, mentre invece allora ne sceglievano uno proprio perché era il peggiore, cioè siccome era il peggiore, o per paura, o perché poteva servirmi, o perché poteva dare, e leggevano il peggiore. E leggono il peggiore, questo si alza in piedi e dice: sono il vicario di Cristo. E in quel momento inizia una storia nuova, inizia qualche cosa, perché entra nel cono di luce di questa pagina, cioè si accende su di lui una luce che lui neanche si aspettava più. Lui era lì che pensava e diceva: appena sarò papa, sarò potente, manderò un esercito di qua, mio figlio lo faccio re di Napoli, quest'altro conquisto, ammazzo, faccio, pensavo a queste cose. Poi improvvisamente si ritrova papa e si ritrova da solo investito di questa autorità straordinaria, una cosa molto forte. Il terzo passaggio che vorrei proporvi, dicevo, è una parabola. Ed è questa, non è mia, è troppo bella, mi piacerebbe moltissimo che fosse mia, non posso venderla come mia. Risale a un papa, Papa Gregorio Magno, che ha usato un po' questa immagine, poi altri padri della Chiesa nella loro predicazione, vabbè, anche qui c'è una storia, ma vediamo la parabola qual è. La parabola risponde a questa domanda: com'è fatta la Chiesa? Com'è fatta la Chiesa? Di cui noi questa sera qui siamo una bella rappresentazione. Siete tutti molto, molto belli, curiosi, uno spettacolo veramente vedere questa sala. E noi in qualche modo ci sentiamo parte della Chiesa, siamo parte della Chiesa. C'è un sacerdote qua, un bravo ragazzo che insomma ci prova sul serio, segue la sua vocazione, e tutti noi anche seguiamo la nostra vocazione, la nostra vita, eccetera, e siamo qui per sentir parlare di San Pietro, insomma, quindi vorremmo anche capire qualcosa di più della fede, e siamo la Chiesa. Com'è fatta la Chiesa? La Chiesa, in tutte le epoche della sua storia, quindi anche oggi, anche adesso, anche stasera, la Chiesa è fatta come la caccia alla volpe. Come la caccia alla volpe. Come si fa la caccia alla volpe? Chi è esperto qui che sa come si fa la caccia alla volpe? Nessuno, una roba degli inglesi. A cavallo. Allora, quando avete provato a vedere qualche immagine della caccia alla volpe, vedete che c'è dei personaggi un po' buffi a cavallo, vestiti di rosso, normalmente, servirà che siano rossi, non lo so, a cavallo, ok. Poi ci sono un sacco di cani, ma tanti, devono essere tanti, e già uno dice, chissà perché, che già pensa, tutti questi cani faranno un gran baccano e la volpe se ne va, magari, invece no. Servono, e bisogna capirlo, allora servono per questo motivo. Si parte e si va verso il bosco dove normalmente vivono le volpi. I cani sono veramente tanti, anche 30, 40, 50 cani diversi. A un certo punto succede questo: la volpe, le volpi sono molto furbe, molto veloci, molto furbi, si nascondono molto bene nel bosco, d'accordo. Su questi 50 cani si spera, cioè si va avanti e indietro per il bosco, si spera che su questi 50 cani almeno un paio capiscano, colgano, intuiscano dov'è la volpe, o meglio ancora addirittura la vedano. Ne bastano due, a dire la verità ne può bastare anche uno, ma un paio insomma è meglio, perché
Che cosa fanno questi due cani che vedono la volpe o intuiscono dove è la volpe? Si mettono a correre in un modo diverso rispetto agli altri. Cioè, i cani corrono, vanno avanti così in gruppo. Poi a un certo punto due che vedono la volpe o che sanno dov'è, immaginate, no? Scattano, cioè puntano, scattano e vanno via veloci. Tutti gli altri cani non hanno visto niente, però vedono quei due cani lì che si eccitano e li seguono, decisi. Quindi ci sono due cani, tre, che seguono la volpe e 30 cani, 40 cani che seguono tre cani, ok? A questo punto che cosa accade? Che i cani che hanno avvistato la volpe, dopo un po', siccome vi dicevo, la volpe è furba, è veloce, eccetera, magari la perdono di vista, oppure si stancano, perché loro fanno da apripista, un po' come nel ciclismo, tirano il gruppo, si stancano oppure, ma nel frattempo, correndo dietro a questi, deve essere successo che qualcuno di quelli che seguiva questi cani vede anche lui la volpe o percepisce dov'è la volpe. Allora, uno di questi si stanca, uno ha sbagliato strada, uno la perde di vista, ma nel frattempo qualcuno di che segue ha capito, ha visto. Allora si mette a correre anche lui in quel modo, allora gli altri cani seguono lui, si va avanti così. Questo è il modo con cui si stana la volpe, d'accordo? Perché la Chiesa è come la caccia alla volpe? Perché la Chiesa non è mai stata e non sarà mai, quindi rassegniamoci a questo, anche organizzando le serate bibliche, le missioni popolari, anche facendo studiare la teologia ai laici, non so cosa potete immaginare. La Chiesa è un mistero proprio per questo. Non è la comunità di 50 persone che tutte hanno visto il Cristo. Non è una comunità di 50 persone che hanno tutte la stessa esperienza di Dio. 50 persone, 50, 100, 100.000, 5 miliardi, quello che volete, basta che capiamo che stiamo parlando di un gruppo. È una comunità molto più complessa, è una storia che viene avanti in questa maniera. Tutti desiderano Dio. Tutti desiderano arrivare alla pienezza della fede, ricavare dalla fede consolazione, forza, speranza e soprattutto carità, capacità di donazione per gli altri. Tutti desiderano questo e ci provano sul serio, ma sono pochi quelli che riescono a condurre gli altri. Certe volte io prendo in giro mia moglie, che siccome sono sempre meno preti, eccetera, come succede dappertutto, eccetera, così, com'è come non è, è andata a finire che mia moglie, da mamma dell'oratorio che aiutava un po' in cucina, che dava una mano, fa tante volte le mamme coi figli in oratorio, adesso ha le chiavi dell'oratorio, quindi a proposito di chiavi, quindi ha le chiavi dell'oratorio, apre lei, chiude lei, decide lei, le attività, le cose, eccetera. Com'è successo questo disastro per la nostra vita familiare? Vedo che c'è una signora che dice che anche tu sei in questa situazione, però rischi pesantemente. Com'è successo? È successo per una cosa un po' petrina, in effetti, un po' petrina, nonostante che stiamo parlando di una donna. È successo che su 40 mamme dell'oratorio, qualcuna, e una di queste è certamente mia moglie, non è che faccio i complimenti, non c'è, quindi non mi sente, ma lo sa, ne parliamo. Qualcuna, oltre a dire do il mio contributo, no, ci sto, eccetera, così, è sensibile al gruppo, cioè vede un valore più grande nel fare le cose insieme bene, ma non basta. Bisogna essere anche capaci di essere superiori alle beghe, alle cose, perché 40 mamme vuol dire 40 ieri. Non devo dire, perché attenzione, no? Ci sono dei bei pasticci, c'è la friggitrice che è stata comprata apposta per quando facciamo certe feste e che non si può concedere alle mamme più giovani che vogliono fare la paninoteca con patatine quando si fanno le feste del gruppo dei giovani. Giovani, giovani, adesso arrivano i giovani, vogliono usare la friggitrice, e non si scherza niente, eh? Oppure arriva la mamma giovane, brava, che ha fatto la scuola di cucina,
molto simpatica, eccetera, un po' romana, perché viene da Roma, quindi non è neanche proprio dei nostri, ok, ma brava, oh, brava, però lei dice che all'oratorio feriale la salsa di pomodoro da usare è solo quella Monti, si deve usare solo la salsa Monti. E solo per questo fatto, se avesse detto, io non sono sicura che nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Cristo, tutti avrebbero detto, vabbè, non senti. Ma fa niente, nel senso, ci cambia qualcosa, non preoccupare, parla col prete, vedi tu, veditela tu. Ma siccome ha detto una cosa che nel Medioevo l'avrebbero bruciata come strega, magari, chi lo sa, no? Per dire, no? Insomma, siccome invece ha detto, no, secondo me la salsa di pomodoro, anche per fare la pasta per tutti i bambini, se no viene una pasta solo arancione e non chissà di pomodoro, insomma, vabbè, deve aver detto una cosa del genere, e chi ha sempre usato, non mi ricordo cosa, perché io sto fuori, cioè cerco di starne fuori, giusto? Certo. Allora, cosa succede? Su un gruppo così, di 40 mamme dell'oratorio che fanno da mangiare, puliscono, aiutano e fanno veramente tanto bene, c'è dentro anche un po' di catechiste, eccetera, così, non sono tante quelle che possono a un certo punto destreggiarsi tra le beghe, le piccole invidie personali, ma mi ha detto, non mi ha salutato, non mi ha detto, mi ricordo sempre mio amico prete di Milano, Don Dario Balocco, non so se lo conosci, deve essere dell'87 di Messa, non so per dire, e una volta mi diceva, era diventato prete, un anno dopo lo incontro, era stato destinato a Milano, una parrocchia, e dico, e com'è allora la vita da prete dopo un anno? Ma non pensavo che ci fossero problemi strani di che tipo, ma sai, tu studi teologia, ti prepari a predicare, testimoniare il Vangelo, queste cose stupende, poi ti trovi in comunità con gente che ti, gente anche proprio che lavora in parrocchia, che ha un ruolo in parrocchia, che ti dice, beh guardi, non pensavo, e l'altro giorno sono passato, lei passava dall'altra parte, avrà avuto anche i suoi pensieri, però non mi ha salutato, siccome non mi ha salutato, ho pensato che magari ce l'aveva con me, ma se proprio ce l'aveva con me, allora vuol dire che io non ho fatto bene, e se proprio pensa che non ho fatto bene, vuol dire che da retta alle persone che già parlano male, lui non sapeva niente, non sapeva niente, niente proprio. E lui poi scherzando, ovviamente la signora poi si era fermata e avevano ragionato e tutto bene, però lui mi diceva, mancava solo che mi dicesse, e siccome non mi saluto, non mi vuole bene, allora vuol dire che Dio non esiste, Gesù non è risorto, ecco, perché? E uno dice, però quella signora, e invece sì, cioè in qualche misura, quando andiamo a incasinarci, se ne va tutto, se ne va tutto. Dopo uno, hai capito? Dopo uno dice, predica tutti, speriamo tutti quanti insieme, Gesù è risorto, l'amore di Dio è più forte della morte, per cui pace a voi, buona Pasqua, ok? Però hai capito che se la salsa non è... Adesso vi devo chiedere, se avete un po' capito questa immagine della caccia alla volpe, il Papa, Pietro, il Papa, secondo voi, in questa caccia alla volpe, che ruolo ha? Chi è? Quindi ben detto, ci sono i cavalli, ci sono i cacciatori, uno suona anche una specie di corno, anche quello, perché? E poi ci sono i cani, poi c'è la volpe, poverina. Potrebbe fare la volpe, così ci porta dove vuole. Ah, tu dici così, però un po' quell'inganno, cioè, poi però no, poi l'inganno finisce male, però no. direi di no. No, la volpe è Gesù. È una meta, ecco, è l'obiettivo in qualche modo, è davvero l'obiettivo. Ma vediamo, il Papa secondo voi nella caccia alla volpe che ruolo ha? Sarà quello che ha visto la guida, il cane che la fiuta? Abbiamo detto che ce ne sono diversi, però facciamo un esempio. Ai tempi di Francesco, San Francesco, a un certo punto a Roma c'era un altro papa che anche lui era impegnato in tante faccende ed era Innocenzo III. Arriva questo ometto spelacchiato di Assisi con un gruppetto di altri, osavano presentarsi in 12 magari, che era già una bella provocazione, e va lì Francesco e dice, noi vogliamo vivere secondo il Vangelo, e perché? E la risposta di Francesco in fondo è, perché abbiamo visto la volpe,
vai a dire a San Francesco che non ha visto la volpe. San Francesco ha visto la volpe. Ha visto talmente la volpe che la gente lo seguiva, qualcuno ascoltava, qualcuno lo ha evitato, eccetera, così. Ecco, ai tempi di Francesco, il Papa, cioè Innocenzo III, chi era nella caccia alla volpe? Forse un cane che poi si è perso via, perché oggi a pensare, se ripenso a Innocenzo III, quello che ha fatto è un po' vergognoso. Pensateci, provate a pensarci. Abbiamo tanti esempi belli, tanti esempi anche personali, no? Dei cani che vedono la volpe, no? Ci abbiamo in mente, no? Un prete che ci ha dato una testimonianza particolare, un parente, una persona, in un momento della nostra vita, no? Abbiamo detto quello lì, però veramente mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere, no? Che ci credeva veramente. Queste persone ci sono, no? Sono anche in mezzo a noi, siamo noi anche, per uno c'è poco, tanto. Ma il Papa? Vi viene in mente? Un cacciatore, dite? Uno dei cacciatori? No, un ruolo più importante, direi. E però, come state in qualche modo dimostrando, tutto sommato un ruolo nascosto. È curioso perché il Papa in realtà è molto visibile, no? Molto. Diciamo così, il Papa in tutto questo è quello che conosce le regole di questa caccia. È quello che conosce le regole del gioco. Lui sa, dovremmo proprio dire, sa più di chiunque altro che il gioco, che la caccia si svolge in questo modo. E dovremmo dire, vigila sulle regole del gioco. Vigila sulle regole del gioco. Quindi, nello stesso tempo, attenzione, lui partecipa al gioco, perché l'arbitro normalmente è fuori. Poi ci sono i tifosi cattivi che dicono, no, questo ormai gioca con loro. Lui è un arbitro che nello stesso tempo è parte della partita, questo sì. Infatti noi possiamo avere un Papa che ha visto la volpe, secondo me, vi dicevo prima, più indietro che riesco ad andare, ma poi sarebbe da studiare tutta la storia della Chiesa, eccetera. Noi è un bel secolo e mezzo che abbiamo papi che hanno visto la volpe, però posso garantire, e quindi fantastico, ma non è detto che il Papa veda la volpe. Perché quando San Francesco arriva da Innocenzo III, Innocenzo III ha perso un po' di vista la volpe da un po', ma Francesco la vede molto bene. E il Papa cosa fa? Non gli va dietro, non può, come fa? Non può. Però, non si, conoscendo le regole del gioco, non si sente di dire a Francesco, oh, lascia perdere sta storia qua, non fare questa cosa. Tenete presente che era un'epoca in cui molti volevano vivere secondo il Vangelo e creavano dei gruppi che si mettevano in contrapposizione con la Chiesa. Pensate a un San Francesco che dica no, nel Vangelo c'è scritto che dobbiamo essere pacifici, disponibili, indifesi, poveri, no? Vivere di misericordia, di amore e di povertà, questo è San Francesco. Dunque sono venuto da te, Papa Innocenzo III, per dirti che tu sbagli, che tu non sei il vero vicario di Cristo, eccetera, no? Francesco, no. Questo proprio non gli passa neanche nell'anticamera del cervello, perché Innocenzo, basta per Francesco che Innocenzo III conosca le regole del gioco, e Francesco, Innocenzo III conosce le regole del gioco. Permette, approva, dice vai avanti. Infatti avviene, grazie a Francesco, quel risveglio della Chiesa che il Papa non aveva come priorità in quel momento, figuriamoci.
Il Papa conosce le regole del gioco. Perché conosce le regole del gioco? Perché è stato scelto, perché non succeda mai in nessuna epoca che qualcuno si permetta di realizzare il Vangelo contro la Chiesa. E qui arriviamo proprio al cuore della cosa che vi voglio raccontare questa sera. Ok, vediamo un po'. Avete presente, si legge nel Vangelo di Luca sicuramente, dove a un certo punto dice Gesù, chi non è contro di voi è con voi. Succede questo episodio, devono andare, sono insieme Gesù e i suoi discepoli, eccetera, così, camminano lungo la strada, vanno, perché Gesù sempre va ad annunciare il Vangelo di qui, di là, eccetera, e due discepoli, per fare bella figura, vanno da lui e gli dicono, maestro, abbiamo sentito di un uomo che guarisce la gente, libera la gente dai demoni nel tuo nome, ma glielo abbiamo impedito perché non è dei nostri. E Gesù risponde, non impediteglielo, perché in verità chi non è contro di voi è per voi. E i discepoli ce ne mangono un po' male da questa sgridata, diciamo, di Gesù, e l'episodio si chiude lì. Cosa c'entra questo episodio con Pietro? C'entra al 100%. Perché succede questo? Il tizio, di cui non sappiamo niente, compie davvero delle guarigioni usando il nome di Gesù, quindi mostra fede in Gesù, usa la sua fede in Gesù per ottenere dal Padre la guarigione di gente che soffre. Quindi da questo punto di vista Gesù dice è a posto. Pensate che quando Luca racconta questo episodio, la pagina prima, ma a farlo apposta, c'è un episodio in cui c'è un indemoniato e i discepoli di Gesù non sono capaci di aiutarlo. Quindi sta succedendo una cosa un po' pericolosa, cioè non superano l'esame di guida, c'è qualcuno più bravo di loro, no? Che li supera nella fede. Ma quando Gesù risponde loro e dice non impediteglielo, non dice loro non impediteglielo perché lo fa nel mio nome, ma dice loro chi non è contro di voi è per voi. Cioè è più importante non fare cose contro la Chiesa che fare cose per Cristo. Questo è uno dei momenti di massima attenzione quando si vede la gente che dice ma aspetta che qua adesso c'è una cosa da capire, ma adesso allora Gesù dice lo lasciate stare. Il criterio per cui potreste invece avere da me l'incarico di dirgli no, smetti di usare il nome di Cristo, è se lui dovesse sentirsi più bravo di quelli che io ho scelto. I dodici li ha scelti Gesù e non fanno molta bella figura per tutti i Vangeli, non capiscono, si lamentano, quando Gesù sta andando in croce litigano chi è il più grande tra di loro, poi uno lo tradisce, uno lo nega ed è Pietro, gli altri lo abbandonano, scappano via, ok? C'è qualcuno più bravo di loro? Sì, tanti, tanti. Donne, per esempio, da cui non ci si aspetta questo, questo coraggio, questa forza, questa coerenza, va bene? Ma quelli che Gesù ama sono coloro dai quali ottiene questo atteggiamento. Capiscono di essere più coraggiosi, capiscono di aver visto la volpe, ma non usano di questa loro maggiore, se volete, santità, perché no, neanche per un attimo contro coloro che Gesù ha scelto. Perché Gesù accetta che si metta in discussione tutto della Chiesa, tranne la misericordia. Perché la misericordia è la cosa fondamentale della Chiesa. E la misericordia fa unità. Misericordia e unità sono la cosa
sono corpo unico, sono una cosa fondamentale. Allora, Pietro è colui che deve conoscere, abbiamo detto, le regole del gioco della Chiesa e tra tutte la regola più importante di tutte: accogliere tutti coloro che fanno qualcosa, che camminano, che sperano, che studiano, che amano, che si sacrificano, che servono gli altri, eccetera, in nome di Gesù, e lottare instancabilmente con tutti i mezzi, sempre i mezzi della misericordia, possibilmente, anzi senza possibilmente, quella è una bella cosa, contro coloro che pensano di usare la loro fede in Gesù, la loro maggiore santità, la loro maggiore lucidità, la loro maggiore visione, attaccando, criticando quelli che non... è importante, eh? Poi magari ci torniamo, magari se volete ci torniamo. Ultima immagine. In realtà ce ne sono tante, ma... sono due anni che è morto l'arcivescovo Martini, cardinale Martini, o tre? Forse tre. Benissimo. Quando è morto il cardinale Martini, ci sono stati molti articoli di giornale così su di lui, sulla sua figura molto importante, anche qui non solo per la vita della Chiesa di Milano e la Chiesa Universale, ma anche proprio per la società, per la cultura italiana, europea, eccetera. E così come fanno tante volte i giornalisti, hanno ritirato fuori l'idea che per un lungo periodo Martini in qualche modo avesse una linea, delle convinzioni, anche una pratica proprio pastorale alternativa a quella di Papa Giovanni Paolo II, no? Cioè che fossero non in competizione, no, era il Papa, i ruoli erano chiari, però in frattura tra di loro, in discussione, no? Divisi tra di loro. E dicevano, qualche giornalista, perché serve, no? Per i giornalisti, dice Martini a certi periodi è stato un po' un antipapa. Qualcuno tra l'altro ricordava bene allora che Martini stesso, quando ancora lui in vita leggeva articoli del genere, diceva no, di la verità non mi sento tanto antipapa, mi sento antepapa. Mai sentita questa cosa qua? Qual è la differenza? Beh, l'antipapa è appunto uno che attacca il Papa e che dice sbagli, non va bene. L'antepapa è uno che sta davanti al Papa. E io mi sono sempre chiesto, ma quando Martini ha detto così, e tu, tra parentesi, la tipica battuta, no? Intelligente, adesso vediamo perché, che però tanta gente dice, ah, ha ragione Martini, però nessuno ha capito, no? Nessuno osa che... Cosa vuol dire? Antipapa lo capiscono tutti, antepapa cosa vuol dire? Uno dice antepapa, uno che viene prima del Papa, no, uno che sta davanti al Papa. E io mi sono chiesto, ma a fare che cosa? No. E qui c'è un episodio nel Nuovo Testamento meraviglioso, raccontato da San Paolo nella lettera ai Galati. Una volta che San Paolo litiga con Pietro, lo sgrida e gli dice che sbaglia. Gli dissi che si sbagliava, ok? Lo leggete nel secondo capitolo delle lettere ai Galati e uno rimane molto colpito perché dice Pietro, insomma, no? E Paolo deve un po' giustificare, no? Questa sua posizione così forte, no? E spiega il motivo. E dal punto di vista del Vangelo Paolo ha ragione. Paolo ha ragione. Però è interessante, no? Questo vi ho cercato di parlarvi un po' dal punto di vista evangelico del ruolo di Pietro nella Chiesa, e dovremmo proprio domandarci se questo è il ruolo di Pietro nella Chiesa, qual è il ruolo di tutti gli altri? Il ruolo di tutti gli altri è o camminare con Pietro e basta, cioè camminare con Pietro, oppure non essere convinti di camminare con Pietro e allora costasse tutta la vita cercare di convincere Pietro. Gesù ha messo Pietro come pietra di fondamento, ma anche come pietra di scandalo nella Chiesa, come pietra di confronto. Ok? Io posso avere l'idea migliore e probabilmente qualche idea ce l'ho, su come dovrebbe essere la Chiesa, su come cosa dovrebbe fare. Pensate,
tantissime questioni, no? Anche la famiglia, il celibato dei preti, e lo studio della teologia, l'uso dei beni nella Chiesa, tante questioni importantissime, d'accordo? Siccome, se fossimo, potrei dire così, tutti uguali, a un certo punto ci metteremmo a votare sulle diverse proposte. Ma sto molto semplificando, è una questione molto grossa che sto evocando. Ma siccome c'è Pietro, il compito è quello di... Tu sei convinto in coscienza della tua cosa? Sei convinto? Allora tu hai il dovere, per tutta la vita, di cercare di convincere Pietro. Quello è il lavoro. Non è fare dei partiti, votare, fare dei movimenti, tutto serve, ma la Chiesa è questa cosa qua, che è questa confusa e disordinata caccia alla volpe, che però ha un centro vivo, vero, che è la volpe, che scappa sempre, che risorge, che c'è, che noi seguiamo e in cui speriamo. E la Chiesa si rivitalizza grazie a tutti coloro che hanno veramente il dono per sé e per gli altri di vedere la volpe e rinnovano la fede anche degli altri e convincono gli altri, entusiasmano gli altri, danno un buon esempio, ecco, come volete, comunque portano avanti questo. Pietro conosce la regola di tutto questo gioco e ne custodisce la correttezza. Una responsabilità enorme, eh? Enorme. E tutti nei confronti di Pietro possono pensare quello che vogliono. Devono pensare quello che vogliono. Magari pensano giusto. Volete che Francesco non avesse delle idee importanti a proposito di come la Chiesa doveva cambiare? Ce le aveva. Uno dice, ma Francesco fa un po' il medievale, cioè si accontenta, ubbidisce, segue la sua strada, però non tocca i potenti. Non è proprio così. È che Francesco dice, vado da Pietro, perché è Pietro che conosce le regole del gioco, mi deve dire che io sto nella famiglia, sto nella caccia, d'accordo? E dopodiché con la mia vita, col mio esempio, con qualche parabola, con qualche predica, con i miei scritti, con i miei stessi fratelli che mi aiutano a spiegarmi meglio, piano piano convinceremo Pietro. È il compito di tutti i cristiani. Ecco, nel gioco che, vedete, non finisce mai tra questo personaggio e tutta la comunità dei credenti, c'è il mistero di Pietro, di cui Gesù qui espone come profezia il senso ultimo, che è quello di, dice Pietro, se sarai stato, avrai le chiavi, chiederanno a te chi è dentro e chi è fuori, chiederanno a te. Questo non lega, come tante volte si pensa, Dio nel suo giudizio finale, queste cose qua, perché quello è proprio una questione che invece supera anche Pietro, per fortuna, perché poverino avesse anche quello da fare, no? La regola, la vita della Chiesa, la rende autentica e le permette di durare nel tempo bella, interessante, straziante, folle, come è da 2000 anni più. Mi fermo qui e magari rispondo a qualche domanda, se c'è qualche passaggio che non avete colto o qualche considerazione che volete fare, e se c'è un attimo di tempo, io mi lascio andare, parlo, ma sono le 10, no? C'è una domanda. No, prima mi sono un attimo persa, comunque non ho capito bene il passaggio quando ha detto è stato scelto Pietro perché nessuno possa realizzare il Vangelo contro la Chiesa. Certo. Non ho capito? Certo. Beh, è proprio un punto centrale, certo, sì. Partiamo da come dalla prospettiva iniziale che vi dicevo, cioè Pietro, quindi il Papa, e anche tra i discepoli, no? Non è il migliore di noi, non necessariamente, può capitare, ma non necessariamente. Qualcuno, anche abbiamo detto, ho fatto qualche esempio nel Medioevo dove a volte i papi erano
discutibili, ecco, cioè arrivano proprio delle... E, l'esempio facile da fare, insomma, no? Ai tempi di San Francesco, appunto, c'era San Francesco e c'era il Papa, ok? E San Francesco era San Francesco e Innocenzo III era Innocenzo III, cioè era tutto preso in questioni politiche, ecco, politiche, economiche, eccetera. Magari per il bene della Chiesa, cioè aveva in mente che quello fosse il bene della Chiesa, ma intanto la Chiesa andava poi in rovina, cioè il clero era ignorante, i vescovi pensavano solo a loro volta a far politica, a fare soldi, non tutti, ci mancherebbe, perché dopo bisogna essere attenti alla storia vera. Il clero era un po' abbandonato a se stesso, la gente si sentiva veramente poco aiutata nella fede, eccetera, cercava modelli, cercava esempi positivi, li trovava, cioè trovava dei personaggi che vivevano la fede con grande intensità, ma erano anche personaggi che volevano essere un po' profeti e volevano che la Chiesa fosse diversa da com'era, e allora attaccavano il Papa, i vescovi, eccetera, diceva che erano indegni, che non erano, non bisognava dare loro fiducia, non bisognava ascoltarli, quello così. Francesco questo lavoro non lo fa. E perché non lo fa? Perché intuisce che la Chiesa che esiste è quella che Gesù ha scelto. Pensate a quando capita che, una cosa sempre interessante, no? Quando uno dice c'è gente che non va a messa la domenica ma sono più bravi di quelli che vanno tutta la domenica in chiesa, no? Una considerazione che ha una sua sensatezza certe volte, no? Incontri delle persone che hanno un'onestà. Io per esempio ho un esempio molto forte nella mia vita personale. Da più di 15 anni collaboro, proprio lavoriamo insieme come soci, è proprio un lavoro spalla a spalla, per dire. Io e un altro personaggio che si chiama Maurizio Onnis, e scriviamo libri insieme, facciamo ricerche insieme, indagini per il nostro lavoro, eccetera. E quindi passiamo molto tempo insieme, come succede per il lavoro, eccetera, così. Siamo diversissimi, cioè io sono credente, lui no. Io sono sposato, con i figli, eccetera. Lui è divorziato, adesso convive con un'altra signora, un'altra donna. Non so che esempi posso fare, cioè io sono uno che parla molto, avete visto, sono anche molto socievole, incontro la gente, lui è piuttosto, è sardo anche, questo aiuta, e quindi è uno molto silenzioso, riflessivo. Quando andiamo insieme a fare degli incontri di lavoro, capita qualche volta che il giorno dopo l'azienda mi chiama e dice: senta, siamo d'accordo, ma il suo socio è contento? Cioè, è successo più di una volta. E come vi ho detto, appunto, io sono credente e lui no, assolutamente, assolutamente. E lui è veramente il tipico esempio per me, ce l'ho proprio, potrei dire in casa, per dire, di una persona di un'onestà totale, proprio. Cioè, io che sono credente, certe volte mi capita di dire: senti, dai Maurizio, dai, senti quella roba qui, facciamola in questa maniera, tanto anche loro lo sai che... Lui dice: no, assolutamente, si fa, è di un'onestà assoluta. Sempre nella sua vita, una persona mite, tra l'altro, disponibile, generosa, e se è generosa lo fa veramente nel silenzio, cioè, no? Nell'ascondimento, cioè nessuno immagina che lui faccia del bene. Veramente, posso dirvi, è proprio l'esempio, però lui non crede, non va a messa la domenica, non prega, ogni tanto ha le sue cose che pensa, ma allora cosa posso pensare? Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è un bel mistero, la Chiesa è la Chiesa che Dio ha scelto. Quando San Paolo andava in giro a predicare e faceva nascere le comunità, diciamo, faceva partire le comunità, predicava a tutti nello stesso modo, ed era San Paolo, quindi non ero io, così, valgo poco, ma era San Paolo, predicava in quel modo, testimoniava in quel modo, eccetera. Eppure, su 100 persone che lo ascoltavano, 10, 20 si convertivano, lo seguivano, volevano saperne di più, e 80 no. San Paolo, posto di fronte a questo mistero, comprese una cosa decisiva, e cioè che la Chiesa è ancora oggi e sarà sempre in ogni epoca composta di coloro che hanno la vocazione, la fede è una vocazione. Noi tante volte diciamo, la vocazione, il prete,
il matrimonio, cioè la vocazione, le vocazioni, ma la vocazione alla base poi di tutte le altre vocazioni è la fede. La fede è una vocazione, è un dono, lo diciamo ma non ce lo ricordiamo abbastanza spesso. A uno arriva e a uno non nello stesso momento, non nello stesso modo, non la Chiesa è una comunità di chiamati, ok? Se la Chiesa è una comunità di chiamati, ci tocca fare la guerra con le forze che abbiamo, si dovrebbe dire, ok? No, non vogliamo fare la guerra, vogliamo fare il Vangelo, vogliamo fare la parola di Gesù, la vita di Gesù, benissimo. Ma è la Chiesa che Dio ha scelto, è la Chiesa che Dio ha scelto, ripeto. Allora Gesù dice, se uno viene da fuori, che voi non l'avete mai visto, non sapete da dove viene, e si presenta e dice, io credo in Gesù, infatti in nome di Gesù faccio questo, 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 cose buone. Voi non impediteglielo, perché se lo fa nel nome di Gesù, basta, è a posto, crede, e lo vedete nelle sue opere, no? Lo capite nelle sue opere. Ma nel momento in cui lui, proprio perché crede in me, e usando il mio nome, dicesse, vabbè, scusate, io non vi conosco, non so chi siete, cosa fate, cosa non fate, però mettete appunto che io arrivo da Saronno e dico, vabbè, scusate, io non lo so qui, ma non mi sembrate tanto entusiasti, tanto io sì, noi sì, io, il mio gruppo, le persone che sono legate a me, noi sì che leggiamo il Vangelo, noi sì che facciamo la carità, noi sì che... Allora Gesù dice, ecco, quello, fermatelo, toglietegli almeno il diritto, toglieteglielo nel senso, discutete con lui, contestateglielo, ecco, il diritto di usare il mio nome contro di voi, questa cosa Gesù non vuole. Chi non è contro di voi è per voi. Cioè, chi vi prende per come siete e parte da lì, quello costruisce con voi. Ma il primo che vi ha preso come siete e vi vuole bene come siete è Gesù, è Dio. Quindi la Chiesa è la comunità di coloro che sono scelti e che sono anche al limite i più poveri, sono i più... Per secoli l'anticlericalismo si è nutrito proprio di questo argomento, cioè alla fine questi cristiani chi sono? Ma sono i più ignoranti, no? Sono i contadini, sono le vecchiette, sono le persone semplici che non hanno cultura, no? Che non era vero, non è mai stato vero, c'è sempre stato dei geni nella storia della Chiesa. Però il popolo cristiano, no? Ah, ma guardali lì, vanno a Međugorje. Vanno a Međugorje, questi qua credono a qualsiasi cosa. No, no, dice Gesù, non si fa così se vuoi costruire la Chiesa. Tieni dentro tutto, tienili dentro, perché li ho scelti io. Lo fanno in nome di Cristo, e allora se lo fanno in nome di Cristo, finché non lo fanno contro, se quelli che vanno a Međugorje, io parlo così, non so chi è andato o no a Međugorje, così posso essere molto libero nell'esprimermi. Non offendo nessuno, o offendo tutti, ma non lo so. Poi non offendo niente, cito e basta, dico, cioè, se quelli che vanno a Međugorje, io posso pensare quello che voglio, quello che penso, quello che credo su Međugorje, no? Ma se comincio a dire, ah vabbè, la prima cosa è togliere quelli di Međugorje, oppure la prima cosa è togliere quelli di CL, il CL via dalla Chiesa, perché questi veramente... Sono io nel torto, comunque concordo per criterio, per regola del gioco, ok? Ecco, il Papa è colui che conosce questa regola del gioco e la applica instancabilmente. Instancabilmente, cioè così. Questo significa che nella Chiesa si può litigare, si può, e a dire la verità si dovrebbe anche farlo un po' di più. Si fa poco, secondo me, tutto sommato. Ma non ci si manda a quel paese in nome di Cristo. E questo è un rischio, no? Un rischio molto... è il rischio, il grande rischio, perché vuol dire falsificare, criticare, rinnegare la scelta che Dio stesso ha fatto.
è importante. E ci colpisce in ogni fase della vita, della nostra vita, anche come credenti. Siamo nel gruppo giovanile, oh mamma mia, ma siamo proprio questi? Sì, siamo questi, per una serie di misteriose storie personali, no? C'è il gruppo famiglie, ma siamo sempre le solite coppie. Sì, magari siamo sempre le solite coppie. Quanti oratori, quante feste patronali, quante confraternite del divino amore, quanti gruppi biblici vanno avanti perché ce n'è uno che ci crede, che insiste, due al massimo. E poi tante volte quando viene meno quell'uno, dice, finché c'era lui sì che il gruppo missionario ci davamo da fare. La Chiesa è piena di quella, la Chiesa è fatta così. E siamo disperati perché è fatta così, mica lei, Madonna. Certe volte, quando si trovano insieme i vicari, i vescovi, ma come facciamo a allargare, come facciamo? Facciamo bene a provare a farne di tutti i colori, ma poi non si scappa, è così. Finché c'era Beppe, c'è sempre un Beppe, finché c'era Beppe sì che si faceva la festa di Santa Teresina. A Saronno, per esempio, c'è la festa del vicolo di Santa Marta. C'è un vicolo a Saronno che si chiama vicolo di Santa Marta. C'è un'immagine di Santa Marta, chissà perché, non si ricorda più nessuno. Da un secolo, quando è Santa Marta, a luglio, ci si trova lì in quel vicolo, ci si intruppa tutti, c'è una messa e poi alla fine si mangia l'anguria. Ok, fantastico. Okay. Questa cosa è stato già sentenziato, si farà finché ancora viva la signora Giuseppina. Perché? Io mi domando, no? Ma tutti ne sono convinti, dai, finché c'è la Giuseppina, cioè vanno lì 300 persone, eppure vigliacca, siamo sicuri, quando morirà la Giuseppina, basta. Non ci sarà più la festa di Santa Marta, dopo un secolo magari, capisci? Perché non c'è più la Giuseppina. Santa Marta c'è. Santa Marta rimane in eterno. Tra parentesi, nel cortile della signora Giuseppina adesso abitano metà musulmani e metà cristiani, quindi c'è tutta una questione che potrebbe anche essere di attualità. Ma è proprio questo, cioè è il mistero per cui il Signore mette una Giuseppina, mette un Beppe, mette una Rita, che è il nome di mia moglie, all'oratorio feriale, così funziona ancora l'oratorio feriale, ma quando noi poi diciamo, chi di noi non è stato tutto entusiasta da giovane in parrocchia, oratorio, perché c'era il Don Ezio, che ne so, ho sparato un nome. Quando c'era il Don Ezio sì che si facevano le cose, e poi magari è vero, ed è vero perché, e qui chiudo un capitolo enorme che si potrebbe aprire, vengo una sera apposta a parlarne, io sono un po' stufo di sentire tante volte un discorso che circola molto, non solo tra il clero, ma un po' in tutta la Chiesa, che non bisogna, si dice, non bisogna personalizzare, si dice, io non ho mai capito. Nel Vangelo tutto è personalizzato. I Vangeli sono di Luca, di Marco, di Matteo, di Giovanni. Più personalizzato di così non riesco a trovare. La Chiesa è basata, il Vangelo e conseguentemente la Chiesa, è basata sulle persone. Se c'è un prete che ha un carisma particolare, che ha un'intuizione, che è una cosa, va avanti, lo fa, eccetera, lo deve fare. Non ha nessun senso dire a uno, no, però così tu personalizzi, c'è un carisma di mezzo, di cosa stiamo parlando? San Paolo firma le sue lettere, San Paolo dice alle sue comunità, voi siete i miei, non è che dice, ma non per possesso, perché capisce che loro hanno intuito il dono che gli è stato fatto a lui e non ad altri, e annunciare in un certo modo il Vangelo. Oh, San Paolo a un certo punto arriva a dire, vi ho annunciato il mio Vangelo. Scusate, se io stasera venissi qui e dicessi, finalmente sono arrivato io, che vi annuncio finalmente il mio Vangelo. Queste cose, sei scemo, ma dove? Io non posso farlo, non ho il carisma di San Paolo. Ma San Paolo doveva farlo, non contro Pietro. Ma nel momento in cui Pietro sbaglia, Paolo che cosa fa? Va davanti a Pietro, questo significa Martini, ante Pietro, davanti a Pietro per convincere Pietro. E se Paolo non fosse riuscito a convincere Pietro, posso assicurarvi che Paolo avrebbe smesso di andare in giro e avrebbe passato il resto della sua vita a cercare di convincere Pietro.
Solo per fortuna Pietro era sveglio e gli ha detto: Paolo, c'hai ragione, è finita lì. Quindi Paolo è potuto andare avanti a predicare. Ma se Pietro avesse detto: no, 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 ho ragione io, bisogna fare così, bisogna fare così, Paolo si sarebbe fermato lì, tutta la sua missione diventava quella cosa lì. Perché? Per quello. Va bene, sono alzato perché così davo. Molto brevemente volevo chiedere una cosa. C'è un aspetto nella spiegazione che ha dato la ragazza che non ho capito. Ma Gesù cioè, vuole, quando lei ha detto Gesù vuole questa chiesa, ma la vuole esattamente, cioè voleva, non ho capito se voleva la chiesa dell'epoca o vuole questa chiesa così che per certi aspetti, e se l'ha voluta nei secoli, perché si tratta prima dei papi che sono tanto degni di essere chiamati papi non erano, quindi cioè questo è Gesù vuole, probabilmente ho capito male io, vuole la chiesa che sceglie di volta in volta e poi lavora come fa quelli tuoi 12. Quindi sceglie questo. Se gli capita la chiesa con i difetti, lui deve... Certo, i 12, per far capire bene questo, si vede in tutti i Vangeli, per tutto il percorso dei Vangeli, che i 12 sono de goccio, non capiscono, si lamentano, sbagliano, si contraddicono, eccetera. E Gesù, pazientemente, ecco, una cosa che nel Vangelo, non c'è un momento nel Vangelo in cui Gesù dice: ma cosa ho fatto? Ho sbagliato, questi qua era meglio lasciar perdere. Pensate, succede a Dio col suo popolo di Israele nel deserto, con l'Esodo, eccetera, che dice a Mosè: ma io ho sbagliato tutto, dai, lasciamoli morire nel deserto, prendo te che sei bravo e faccio da te un popolo giusto. E Mosè gli dice: no, non puoi più, perché li hai scelti e hai detto che sono tuoi, che figura ci fai? Mosè dice a Dio così, Esodo 32, che figura ci fai? E poi gli dice: e comunque se lo vuoi fare, non lo fai con me. Cancellami dal libro della vita. Non farlo, non lo fai con me, questa cosa. E Dio cambia idea. Perché c'è dietro veramente questa cosa qui, cioè a un certo punto Dio si compromette con un gruppo di persone concrete. È in questo modo che si vede, che tutti anche fuori possono vedere quanto è buono Dio con gli uomini. Se vuole bene a noi, che siamo, se vuole bene a me, tutti possono sperare. Io lo so questo. Se vuole bene a me, possono sperare tutti. Questo è il modo più efficace per annunciare il Vangelo. Non ho mai incontrato una persona, sono stato in carcere un anno e mezzo a San Vittore come assistente volontario del cappellano, eccetera. Niente di eroico, ma ho visto il carcere, ho visto le persone. E non ho mai incontrato una persona peggiore di me. Non ho mai incontrato una persona peggiore di me in carcere. Nessuna, neanche uno. Perché so io che se il Signore ama me, allora tutti possono sperare, insisto. San Paolo, per tutta la sua vita, non ha mai incontrato una persona peggiore di lui, soprattutto dal punto di vista del servizio al Vangelo, no? Quando dice, molto bene, lo ricorda, no? Ma io ero orgoglioso, ma io torturato, imprigionato, mandato a morte delle persone per un'idea che mi ero fatto io su Dio, eccetera, ha fatto tutto il disastro, no? Possibile. Allora, visto che era uscito da questa cosa, da lì in avanti aveva solo da annunciare la salvezza di Dio, basta, non aveva altro. Come abbiamo visto anche l'anno scorso.